Geppino, eccoci, ciao. Un po' stanco? Un po' stanco, sì. Siamo a mare dalle 3 di stanotte. La Mediterranea è uscita stamattina all'alba dal porto di Cilomarina. Alle 3. Sì. Un secolo di storia. Come voi siete la storia del mare qui a Cilomarina. Un secolo di storia. Sì, veramente sì. Vero? La mia famiglia è di tradizione. Mio nonno, mio padre, i miei fratelli. Una vita sul mare. I miei figli, i miei nipoti, certo. C'è un passato e un vissuto nella storia del mare. Ma il bilancio è positivo di questa vita, io immagino, pieno di sacrifici, quante notti, quante delusioni, magari anche amarezze, ma poi anche le soddisfazioni del mare, no? Guardi, le devo dire la verità, io mi sento appagato da quello che ho fatto fino a mo' e sarei pronto a rifarlo, anche perché il mare mi ha dato tante di quelle soddisfazioni, per cui non posso parlare di una cosa che ho scelto e ci ho vissuto per lustri. Dico anni, sono pochi, dico lustri perché per l'età che ho e da quando mi ritrovo a fare questo mestiere ero un bambino, ho conseguito gli studi, però ho proseguito quest'arte, perché questa è un'arte. Ecco. Io ci ho sempre creduto, come ci ha creduto mio padre e i miei fratelli. E ora anche i figli. E viva Dio, insomma, certo. Ci sono state delusioni, cioè il mare delude, perché il mare è una bestia difficile da, con cui dialogare, certo. No? Cioè, guardi, se le devo rispondere su queste cose, le dico di sì, perché il mare va saputo prendere. Ecco. Il mare va capito. Va capito perché ci sono dei momenti difficili e delicati in cui il mare ti offre delle possibilità che sei tu a scegliere. Poi, naturalmente, le scelte che fai, certo. Perché bisogna vedere chi ti ha tramandato e ti ha inculcato l'idea di fare questo mestiere, se è stato un bravo maestro, allora tu ti ritrovi ad agire con un certo criterio. Sì. In una battuta, lo stato del mare in Calabria, perché spesso si sente parlare di problemi, inquinamento, difficoltà, cioè in due battute, qual è lo stato del mare calabrese? Ma guardi, io non è che trovo tanta differenza da quando ho cominciato a fare il mestiere fino a oggi. L'unica differenza che posso dire che ho riscontrato sono le leggi comunitarie europee che non ci consentono più. Hanno ristretto un po' le cose, no? Sì, sono talmente restrittive che stanno allontanando i giovani ad approcciare con questo mestiere. Lo stiamo perdendo. Com'è andata oggi? Una giornata di un peschereccio di questo, tornare a terra con 14-15 kg di gamberoni, poco. Penso che... Deludente. Però c'è questo. Siamo nei limiti proprio. Bisogna resistere, perché un pescatore, se non ha forza e non resiste, non ce la può fare, vero? Certamente sì, perché il mare offre tante risorse, però è cattivello, guarda. Io le dico che il mare è cattivello. Bisogna sapere interagire col mare, perché al primo errore potrebbe essere una fatalità. Grazie.